Si è tenuta alcuni giorni fa una riunione presso la Confindustria di Salerno tra dipendenti, sindacati aziendali e vertici Eripress. 47 gli operai attualmente in cassa integrazione a causa del rogo che un anno fa distrusse lo stabilimento dell'Eripress di Cicerale. L'azienda ha presentato 3 possibili proposte tra cui i lavoratori dovranno accordarsi e scegliere. Si tratterebbe nel primo caso della possibilità di trasferimento della totalità dei lavoratori in strutture del Lazio facenti capo all'imprenditore Maurizio Stirpe. In seconda ipotesi ci sarebbe l'apertura di una procedura di mobilità oppure, in terza istanza, rientrare nell'accordo commerciale che i vertici Eripress andrebbero a stringere con un imprenditore locale, che però consentirebbe l'assunzione di soli 20 operai. La ricostruzione dell'Eripress di Cicerale non avverrà a stretto giro a causa dell'inchiesta che la Procura di Vallo della Lucania sta ancora conducendo per stabilire le cause del rogo che il 4 aprile distrussero il complesso, ma anche per il prolungarsi dell'arrivo dei risarcimenti da parte dell'assicurazione.